A questo punto non vi sono altri interventi, c'è il parere contrario del governo, dichiaro aperta la votazione e il 37 Duranti. Brunetta. Nel frattempo che votiamo, salutiamo, stanno abbandonando l'aula i giovanissimi studenti dell'Istituto Comprensivo Statale di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza che hanno assistito ai nostri lavori. E con loro gli insegnanti che li accompagnano. Ci sono colleghi che non riescono a votare? Ciraci, Brandolin. Ciraci ha votato, altri? La votazione è chiusa e la Camera respinge. Ordine del giorno numero 38 Pellegrino è accolto con riformulazione. Prego, onorevole Pellegrino. Grazie Presidente, io chiedo di parlare a proposito di quest'ordine del giorno, che è un ordine del giorno che è stato sottoscritto da parecchi colleghi di vari gruppi parlamentari ed è questo il motivo per cui chiedo proprio la parola. È un argomento sostanziale, un argomento che vede il percorso di un anno riguardo il riconoscimento della bellezza all'interno della nostra Costituzione e vorrei veramente che il Governo chiediamo veramente al Governo di favorire concretamente, quindi esattamente come chiede la riformulazione, insieme al Parlamento, un percorso che vede sia cittadini che associazioni, che sono già profondamente coinvolti, attraverso numerose adesioni e iniziative perché sia davvero riconosciuta nella nostra Carta Costituzionale la bellezza come valore costituzionalmente protetto. Ed è per questo che comunque accettiamo in maniera, diciamo, eccezionale questa riformulazione proprio perché ci sono moltissimi colleghi parlamentari che l'hanno sottoscritta insieme La ringrazio. A questo punto, quindi essendo accettata la riformulazione, andiamo avanti. 39 Zaratti, c'è il parere contrario. Onorevole Zaratti, prego. Grazie Presidente. È davvero curiosa la concezione di confronto democratico della maggioranza. Siamo state un paio di settimane ad ascoltare gli appelli di tornare in aula per avere un confronto e di non sottrarci al confronto democratico sulla Costituzione, dopodiché arriviamo in aula, discutiamo di argomenti importanti e non si alza uno che uno a interloquire con le minoranze. Davvero viene voglia di uscire da quest'aula perché quando diciamo c'è una così scarsa attinenza al confronto, davvero è molto preoccupante. Dopodiché